Oggi vi parlerò di un argomento molto sensibile, quindi sarò pronto a ogni critica, sarò pronto a tutto. Mi raccomando nei commenti prima di scrivere qualsiasi cosa, è un argomento sensibile, quindi se è qualcosa che magari vi può dare fastidio oppure sono argomenti a voi tanto estranei oppure che vi possono dare fastidio, vi invito a fare una qualsiasi ricerca prima di rispondermi. Vi lascio comunque in descrizione delle risorse in cui si parla di questa cosa, anche se io parlerò personalmente dalla mia esperienza Personale e probabilmente, se hai cliccato su questo video è perché anche te stai cercando un po' quella cosa. Sei arrivato in un punto nella tua crescita personale, sei arrivato a un punto nella tua crescita interiore, in cui a un certo punto hai notato che c'è qualcosa che non va in un meccanismo che al giorno d'oggi è quasi diventato la norma che è il FAP, quindi il FAP. Masturbarsi e il guardare i porno. Scusatemi, sono i capelli così per tutto il video, ma ho appena fatto la doccia. Non ho altro momento per fare video e quindi oggi va così. Si asciugheranno, si ve li vedrete gonfiarsi nel mentre che vado avanti col video. Non voglio renderlo troppo lungo, ma vi voglio dare invece la mia esperienza sul perché voglio condividere questo messaggio con voi che per me è molto importante. Ciao a tutti, ragazzi, benvenuti in questo mio video. Sono Marco Delia e oggi vi voglio parlare proprio di questo argomento: del perché il porno, di perché questo ambiente e entrare con pulizia. Nel continuare a fare self-pleasuring, come si direbbe in, in inglese, non è una cosa propriamente non corretta, ma perché qua non si parla di moralmente corretto o moralmente scorretto, non è qualcosa di morale. Non sto parlando di una cosa giusta o sbagliata, non sto parlando di, di eh, cose religiose, niente, semplicemente io sto parlando da un punto di vista di crescita personale. Io voglio arrivare alla versione migliore di me stesso e quindi provo, testo e faccio ogni singola cosa che vedo che mi può dare un beneficio. Dopo tutto il mio percorso di crescita personale e anche nella moda come ex Mr. World Italia e aver puntato tanto sulla mia crescita esteriore, ho iniziato da un paio d'anni a puntare sulla mia crescita interiore. E sono arrivato a un punto in cui ho iniziato a lavorare anche sull'energia ho iniziato a lavorare anche sulla meditazione, su vari aspetti interiori tra o mie cose che mi hanno reso più consapevole. E volendo diventare, volendo rendere la mia routine anche un percorso più consapevole, ho notato che c'erano delle parti che erano ancora compulsive, ovvero che venivano. Fatte senza nemmeno pensarci troppo. Tra cui una cosa che, anche se il 90% delle persone non lo ammettono, è quella del guardare i porno, è quella del masturbarsi, è quella dell'indulgiare troppo nell'ambito sessuale senza un determinato scopo. Non c'è nessuna cosa sbagliata a livello scientifico, nessun dottore ha mai detto che è una cosa sbagliata. Infatti, vi ripeto, non è una cosa sbagliata. Però io sto parlando per quelle persone che invece vogliono arrivare a un livello successivo. È come dire, ok, non c'è niente di sbagliato nel mangiarsi un cucchiaino di Nutella ogni tanto. Non c'è niente di sbagliato nel bersi il drink il sabato sera, ok, ma se tu vuoi essere un atleta professionista, se tu vuoi arrivare alla versione migliore di te, quel cucchiaino di Nutella forse sarebbe meglio utilizzarlo in un altro modo, oppure si può utilizzarlo, ma fatto in un certo modo. È un esempio stupido, ma è per farvi capire. Sto continuando a mettere le mani avanti su questo argomento perché nei commenti so che arriveranno tante critiche per questa cosa. Anche se in America e in India, soprattutto in Oriente, sono argomenti che vengono trattati molto spesso e, e che in realtà sono eh, ben accetti da una community, in Italia sia ancora un po' bigotti nel parlare di queste cose, perché se si parla di un, da un punto di vista sembra di essere bianchi, se si parla da un altro punto di vista sembra di essere neri, quindi non c'è un grigio nella via di mezzo. Io invece voglio farvi capire che sono nel grigio di questa cosa, quindi non sono né pro né contro, semplicemente ho testato per mia esperienza dopo aver studiato e vi do quello che penso sia giusto. Non sapendo né leggere né scrivere, ho notato semplicemente nel corso della mia esistenza che... Ogni volta che magari è un momento in cui, soprattutto quando sei giovane, hai gli ormoni a mille, nel momento in cui ti senti eh, triste, ti senti giù, ti senti annoiato, ti senti stressato, eccetera, vai a indulgiare spesso su quella cosa lì, vai a guardarti certe cose, fino a che diventa quasi una cosa eh, quotidiana che neanche ti accorgi di star facendo, semplicemente lo fai per abitudine, a volte neanche senza un motivo. E quando sono arrivato a, a studiare un po' me stesso a livello interiore, un, guardare un po' nello yoga, nello yoga, nelle discipline orientali, comunque. Anche in Cina, eccetera, tutte le discipline che hanno iniziato a studiare un po' la parte interiore di sé, che poi da noi vengono anche rispecchiate un po' in alcune religioni, come ad esempio anche nel cristianesimo ci sono persone, monaci che hanno proprio rifiutato questa parte sessuale, altri che invece in altre culture hanno fatto più o meno a modo simile, insomma, a modo loro, nella storia, nel tempo, ho notato che tanta, tante persone che volevano arrivare a fare un certo percorso lasciavano da parte un po' questa compulsione sessuale, che è una compulsione fortissima. Fino a che non mi è capitata la community del nord. Off la community mondiale in cui c'è proprio uomini, maschi, ma anche in realtà donne che hanno deciso di smettere di eh, farsi del piacere da soli per dei benefici che ne hanno tratto. E allora ho collegato un po' le due cose, ho fatto delle ricerche e ho visto che in realtà, soprattutto nella medicina come la Yurveda o anche nella medicina cinese eh, antica, si parla proprio di un'energia che viene prodotta da qui sotto, nello yoga sarebbe il primo chakra, ed è diciamo l'energia più potente che si può creare per creare il seme, diciamo lo spermatozoo, si usa un certo tipo di energia, per creare un'altra cellula si usa un altro tipo di energia, e l'energia più potente è quella sessuale, l'energia che può addirittura creare un'altra vita, quindi nel momento in cui ovviamente viene sprecata quasi ogni giorno, non nel lato riproduttivo ma in altro, e il tuo corpo riesce a sentire la differenza, è come un po', non è qualcosa di sbagliato, perché nessuno ti dice che è sbagliato ma è come un po' sprecare, avere una valvola aperta eh, e quindi fa uscire ogni giorno della benzina e quindi quella benzina non viene utilizzata per per delle parti invece fondamentali che potrebbero essere utilizzate. E quindi la community del no Fap ha preso un po' questa cosa che si chiama semen retention, quindi evitare di eh, eiaculare, e ne hanno fatto proprio una community che in realtà poi anche lì ci sono sempre quelli esagerati e quelli invece che lo fanno nel modo corretto. Quelli che lo fanno nel modo corretto capiscono che semplicemente è questione di utilizzare un. Questa energia e in modo consapevole, senza esagerare, imparare a sublimarla, a trasformarla e a farla andare in altre parti del corpo per farti aiutare nel proprio business, nelle proprie cose, nella propria vita, avere energia, eccetera. E inoltre c'è anche il problema del porno, perché poi a questa cosa qua, a questo piacere istantaneo, a questa gratificazione istantanea di cui la nostra società al giorno d'oggi è veramente schiava, data dai social e tutto, si aggiunge anche la possibilità dei porno di vedere queste cose, queste immagini che ti danno una dopamina fortissima. Ma ti danno questa gratificazione istantanea quando vuoi, dove vuoi, e quindi questa cosa sta veramente distruggendo la mentalità delle persone, la mente, soprattutto del maschio soprattutto dell'uomo, che invece di utilizzare la propria energia maschile per andare, ricercare, conquistare eh, la propria donna per riprodursi, diciamo, a livello istintivo ha un po' lasciato da parte queste cose quindi, dato che ogni giorno è si, si dà da fare da solo, quindi si soddisfa da solo, non ha più nessun motivo la motivazione inizia a mancare, la motivazione, l'energia e la forza per andare fuori a fare altro perché ricordatevi che dai tre bisogni fondamentali dell'essere umano quindi riprodursi, mangiare, avere un tetto e anche ovviamente connettersi con le altre persone partono diciamo un po tutti gli altri desideri quindi se uno di questi uno di quelli un po' forti che è il riprodursi è la base della nostra specie va a mancare do, data anche dal porno che quindi si aggiunge anche un effetto di dipendenza veramente tutta la cosa crolla ed è un problema che siccome al giorno d'oggi è molto sottovalutato è vero, ti dicono è meglio non guardarlo, eccetera. Sì, ma ragazzi, non avete idea di quanto sia un problema, cioè se tu dici vai al, da, un, da un tuo amico normale e dici guarda prova a smettere di guardare porno, non ce la fa non ce la fa, vi accorgerete nel momento in cui proverete a smettere di farlo per una settimana che non ce la farete, e lì sta il problema lì sta il problema che è una dipendenza ed è una compulsione e io nella mia piccola esperienza ho detto va bene ci sono tutti questi benefici, alcuni dicono che sono benefici altri dicono che è boh, buono, non lo so, ho detto proviamo ho detto voglio provare qualsiasi cosa quindi io un anno fa circa ho fatto la mia challenge ve la lascio anche in descrizione, in cui avevo fatto questa monk mode, questa modalità monaco in cui per un mese è orato il massimo in tutti gli aspetti della mia vita quindi ad alzarmi presto, a leggere, ad allenarmi in tutto, yoga, la meditazione e una delle cose che avevo provato a fare era anche il no fap ho detto proviamo, per un, un mese ho dedicato proprio, ho lasciato stare completamente tutto ciò che riguardava gratificazione istantanea a livello sessuale e ho eliminato tutte le cose che avevo ho iniziato a smettere di seguire tutte le cose su Instagram che potevano darmi riportarmi a quella cosa ecco ragazzi si potrebbe ricollegare anche tutto il problema del soft porn a cui siamo abituati tramite i social media questa continua esposizione a questa stimolazione, quindi anche quello ci sarebbe non direttamente, quindi anche il porno in sé, ma anche tutto quello che ci sta attorno, semplicemente anche ogni giorno sul telefono, nelle pubblicità, ovunque. E semplicemente a livello di piacere mio ho smesso di fare tutto. Ovviamente, quando si tratta di andare con altre persone, quella è un'altra storia. Ma a livello di eh, compulsione da soli, quella ho lasciato stare completamente. Quello che è successo è che in una settimana ho iniziato a stare malissimo. Una settimana inizia a stare male, inizia a vedere. Ti sembra tutto sexy in questo mondo: tutto, tutto, tutto. Maschi, femmine, oggetti, tutto. La seconda settimana inizia a essere debole, inizia a essere stanco Ma ragazzi, dalla terza settimana in poi cambia veramente tutto. Io ho sentito un cambiamento estremo. È difficilissimo arrivare alla terza settimana in cui perché tutto ti dà proprio la sensazione di volerlo fare perché ne hai bisogno, ma se riesci a arrivare alla terza settimana a un certo punto c'è uno sblocco per cui innanzitutto inizi a vedere le, le ragazze, le donne. Ovviamente noi siamo, io parlo anche da 25enne, 26enne, quindi ovviamente ho gli ormoni anche diversi da uno che ne ha 50 e da uno che ne ha 16. Però a questo punto vedi le donne, le ragazze in modo diverso, inizi a vederle come persone, non più come semplicemente prima come oggetti sessuali e poi come persone, ma le vedi già da. Subito, come persone, non solo dal fisico, ma proprio subito ti connetti mentalmente. La tua energia femminile inizia a salire, quindi non solo quella maschile. Inizia a voler ricercare rapporti con donne e persone, soprattutto a livello personale, invece che voler stare a casa tutto il tempo. Quindi, questo bisogno di incontrarsi con persone, questa confidence, questa sicurezza inizia a comparire, e dopo la quarta settimana tutto il bisogno di voler fare, fare, fare scompare, semplicemente la tua compulsione sessuale è come se svanisse e si attiva quando è giusto che si attivi. Quindi nel momento in cui c'è un momento sessuale, nel momento in cui stai facendo quella cosa, nel momento in cui ti serve. Per tutto il resto del tempo non hai più questa compulsione e quindi veramente la sensazione di liberazione da questa schiavitù è incredibile. E da lì ragazzi ho iniziato a vedere già dal primo giorno in realtà, dopo i primi effetti negativi subito vedere gli effetti positivi e quindi io vi invito a provare, non, non state ad ascoltare nessuno, non state ad ascoltare me, non state ad ascoltare le ricerche, niente. Di vostra esperienza provate e vedete se a voi cambia qualcosa. Provate per un mese, 20 giorni, 15 giorni, sforzatevi, provate qualsiasi cosa e vedete cosa succede a voi nel vostro corpo, imparate a prendere la responsabilità di ascoltare il vostro corpo e fare quello che il vostro corpo vi dice che secondo lui sia giusto. Se dopo 20 giorni il vostro corpo vi dice ma sai cosa, mi piace tantissimo, continuiamo, continua, se non ti senti di farlo, non farlo, se ti senti invece di arrivare a una via di mezzo e dire ogni tanto lo faccio, ogni tanto no, ma sono consapevole di farlo, fallo pure. L'importante è ascoltare il proprio corpo invece che ascoltare gli altri, ascoltare le proprie sensazioni. E io facendo così ho completamente smesso ed è ormai più di un anno che sono arrivato a questo percorso mio interiore in cui non sono più schiavo di queste cose e ho iniziato da subito a sentire effetti incredibili, oltre a livello estetico quindi pelle, comunque corpo, mi sentivo meglio, mi sentivo più forte, più flessibile, più energico, più anche bello, da un punto di vista i brufoli, mi sono spariti i brufoli, l'acne piccole cose, ma in realtà tutte belle, ho iniziato ad avere più energia più sicurezza di me, più confidence con le persone più tempo, perché comunque quando lo fai tutti i giorni, poi in realtà ti dà questa sensazione di depressione, di stanchezza di lascito, e invece quando impari questa cosa è così. Quindi, ragazzi, l'importante è uno diventarne consapevoli. Provare a vedere se vi piace, se non vi piace, non importa che, che, che smettiate di farlo del tutto, ma l'importante è diventarne consapevoli, capire quello che sta succedendo nel vostro corpo quando lo fate e almeno cercare di ridurre il porno, di ridurre questa droga che veramente ci sta distruggendo il cervello. Piuttosto, se volete farvi del piacere da soli o comunque con gli altri, fatevelo ma in modo naturale. E in più ultimamente ho iniziato anche un corso eh, che ve lo lascio in descrizione: è gratuito, non è sponsorizzato. È solo una cosa che ho iniziato io per conto mio dopo aver fatto le ricerche, ma mi sta piacendo molto. In cui si impara a trasformare, a sublimare queste energie sessuali anche per utilizzarle nel resto del corpo. E in più si impara anche a staccare l'eiaculazione dall'orgasmo. Quindi si impara ad avere quasi una, un orgasmo femminile, quindi a avere più volte eh, piacere, a, a farlo per più tempo, avere sensazioni in tutto il corpo, utilizzare proprio l'energia sessuale per una crescita interiore, e invece che averla sempre lì, sempre stagnante, sempre lì e anche eh, debole, e che si tratta un, come un tabù. Quindi ragazzi è ora di imparare dalle altre culture, dalle altre culture anche antiche, orientali, che hanno sempre parlato di questa cosa. Nel Dharma indiano, il Kama, quindi la parte sessuale è una delle parti fondamentali su cui l'uomo deve concentrarsi anche per arrivare, alle realizzazioni di sé quindi smettiamo veramente di trattarlo come un tabù e impariamo a utilizzare questo strumento incredibile che abbiamo nel modo corretto senza sprecare questo incredibile potenziale che abbiamo quindi ecco qua ragazzi eh, semplicemente scrivetemi nei commenti che cosa ne pensate se avete mai provato a farlo e quali sono le vostre sensazioni perché sono anche curioso di sapere gli altri che cosa ne pensano io ho ricevuto solo che benefici da questo non è semen retention non è una cul un culto né niente semplicemente a mio avviso mi sento meglio nel farlo sto molto meglio nel farlo anche poi quando lo faccio con una persona con un partner è molto più piacevole molto più intenso e molto diverso e questo corso mi sta anche aiutando molto e in più semplicemente l'idea di non essere più schiavo delle mie compulsioni è già un passo avantissimo e ragazzi i porno lasciamo lì la ecco qua ragazzi spero che il video vi sia piaciuto vi lascio anche in descrizione alcuni articoli che parlano magari più approfonditamente dei danni che può fare il guardare porno a lungo andare e varie cose iscrivetevi al canale lasciatemi un piace ci vediamo al prossimo video ciao ragazzi